Le parole a volte servono per confonderci e per complicare le cose e a volte non si trovano, come nel mio caso. Trovare le parole giuste per ringraziare ciascuno di voi, perché ciascuno di voi possa comprendere quanto è stato e quanto è importante per me. Io non credo che esistano queste parole per potervi dire questo, no? È difficile dire grazie, perché grazie è un qualcosa che è nel profondo dell'anima, che veramente si può esprimere, secondo me, soltanto con la vita. Come faccio a dirvi cosa è stato questi 3 mesi lì in Italia? Cosa è questo mio ritorno qui? Non credo che ci siano le parole giuste e non penso che sia una questione di darmi del tempo, perché ho pensato devo darmi del tempo, le emozioni, le situazioni, le cose che ho vissuto sono così tante che è come quando uno fa una buffata, dice devi tenere il tempo di digerirle, ma non credo che sia così e non penso nemmeno che voglia digerirle. Semplicemente le voglio tenere lì come uno dei momenti importantissimi della mia vita. Pazienza se non capisco tutto di quello che ho vissuto, pazienza che se non lo so descrivere quello che ho vissuto, pazienza anche se a volte mi è sembrato difficile anche cosa vivere, come difficile è stata un po' la partenza, e non solo perché ho dimenticato il caricabatterie, il caricacellulare. Beh, tuttavia un tentativo per dire grazie di tutto lo devo pur fare e questo tentativo lo voglio fare condividendo con voi quello che in questo momento per me è la cosa più bella e più importante, a parte il crocifisso naturalmente. A parte questo, però questo crocifisso rappresenta quello che io ho sempre desiderato e sognato. Non voglio dirvi cose che già sapete, perché è un po' che condividiamo questo, no? Rappresenta questo mio desiderio di dare tutto per il tutto, niente di meno. Rappresenta il mio desiderio di diventare un uomo e spero che prima di morire riuscirò anche io a diventare un uomo. Se necessario, per questo sono disposto anche a diventare santo, però i miracoli solo su un pagamento, niente gratis, perciò e questo impegno che io mi prendo è un impegno che voglio portare avanti lottando, lottando come uomo, lottando virilmente. E questa cosa ci tengo a dirvela, perché poi arriveranno i momenti, dicevo, con Luigi si scherzava, dice se perdo l'aereo vado lì, dice scusate ho perso l'aereo e restituisco il crocifisso, così divento il numero uno nella storia dei missionari che è stato il più breve, no? Ecco, ve lo dico perché se ci saranno delle difficoltà, no? Che voi possiate ricordarmelo. Ti ricordi che avevi detto che dovevi lottare virilmente, dovevi lottare come un uomo? E questo lottare come un uomo significa anche, ad esempio, saper accettare soffrire con pazienza. Con pazienza i miei limiti, le difficoltà del tempo che a volte non passa, a volte passa veloce, la pazienza, soffrire tutto con pazienza, ma accettare tutto, con il sorriso. Ecco, questa è una delle cose che mi dà forza e diciamo una scelta che io ho rinnovato. Ogni giorno accogliere tutto quello che il giorno mi dà, sempre il giorno che si aspetta fuori, accoglierlo con un sorriso. E questo,
In tutto questo c'è qualcosa che in modo particolare per me è una luce, una forza, è veramente indispensabile, più dell'aria, più dell'acqua, più della terra, che qui la considerano la terra un Vangelo vivente. Vabbè, questa è la sabiduria del popolo Mapuche, d'accordo, ma ecco, stavo per dire che questa cosa così essenziale e fondamentale è la preghiera, ma non le preghiere o una preghiera, ma uno stile, uno spirito di preghiera. E questo stile, questo spirito di preghiera che io non so se avrò, ma quando lo sento presente in me, tutto cambia. Questo spirito e stile uno stile di abbandono, di fiducia. Ecco, questo è fondamentale, perché veramente possiamo vivere uno stile di preghiera. La preghiera ha, penso io, ha questa caratteristica fondamentale, la caratteristica di essere capaci di fidarsi, di abbandonarsi, di confidare. La nostra vita non è in balia di forze cieche o oscure, ma veramente siamo nelle mani di un buon padre. A volte le persone di fronte a noi, le circostanze, la natura, tutto ci parla di questo padre che mai ci lascia soli. E allora, se noi guardiamo Gesù, quello che lui ha fatto, ecco, forse sta piovendo, piove perché ha da chiove, ma nel tempo, convincerci di fidarci del Padre come ha saputo fare lui, di fidarsi di lui anche quando la fede la senti vacillante o senti che, di non averla fatto, di fidarsi di lui anche quando ti sembra tutto inutile, tutto perso. Quando ti sembra inutile perché nessuno ti ascolta, ecco, lui tutte queste cose lo ha sperimentato, ma anche lì, nel momento in cui la giornata è diventata buia, perché esistono le giornate in cui il buio si impadronisce del tuo cuore, ecco, anche in quel tempo lì lui ha avuto fiducia. Mi riferisco sulla croce. Proprio quando tutto il mondo era contro di lui, lui lì ancora una volta ha trovato la forza di dire: Padre, nelle tue mani abbandono la mia vita. Ecco, questo atto di fiducia è la garanzia della nostra felicità, del nostro sorriso, della nostra vita. Ed è questo che io vorrei condividere con voi e soprattutto ringraziarvi perché ogni vostro gesto, ogni vostra parola, ogni vostra attenzione è per me segno di questo amore e queste mani del Padre che tutti raccoglie e che nessuno è mai solo. Ed è bello abbandonarsi e fidarsi di Lui. Quindi non temere, ecco, così come l'angelo dice a Maria, io penso che ciascuno deve sentire rivolto a se stesso questa parola, perché è sempre questo quello che dice Dio, ad ogni parola, ad ogni persona, ad ogni cuore: non temere, io conosco le tue debolezze, le tue fragilità, le tue incostanze, non temere, io sono più forte, più grande delle tue debolezze, più grande del tuo cuore, non temere. E questo ci deve dare tanta fiducia, tanta speranza. Io vi abbraccio veramente e che sempre la nostra mamma celeste ci aiuti a fidarci e abbandonarci come ha saputo fare lei, no? Questa ragazzina che non aveva capito nulla di quello che l'angelo aveva detto, però ha avuto, nonostante questo, la capacità di fidarsi del Signore, di abbandonarsi in Lui, lasciare che Lui operi in noi.
con questo veramente vi auguro anche a voi il tutto nella vita e nella felicità, così come sento che il Signore vuole fare per ciascuno di noi. E naturalmente hasta el final, hasta siempre. Un bacio.